L'obiettivo è uno, che tutti i ragazzi migliorano, e sia a livello, diciamo, coordinativo, sia a livello calcistico e a livello di comportamentale, cioè stare nel gruppo, accettare le sconfitte e rispettare i compagni e gli avversari. Perché siamo molto professionali e con noi tutti i ragazzi giocano, cioè non c'è il bravo che gioca e meno bravo a tutti, facciamo più squadre per far giocare tutti allo stesso tempo, lo stesso minutaggio. L'unica cosa che io chiedo ai ragazzi è l'impegno, sempre dare, sempre, come dico a loro, tutto, tutti devono dare tutto. La prossima sfida è preparare, diciamo, da gennaio in poi il 2018, perché faranno il campionato a 3, e il 2017 prepararli per fare un altro percorso, in modo che il prossimo anno possano ripartire da un livello un po' più alto, sia come qualità sia come numero di ragazzi.